Nel 1966 erano 571 le stazioni radio americane che sparavano il rock and roll 24 ore al giorno. Ma nel paese che vi ha dato i Beatles e i Rolling Stones, l'unico modo di ascoltare quella musica era sintonizzarsi su una barca. Siete in ascolto di Radio Rock e io sono il Conte e conto su di voi per il conto alla rovescia verso l'estasi. Li chiamavano pirati. Radio Pirata. Sono topi di fogna, senza una morale. Vi posso presentare Carl? Sono Angus. Sono il Conte. Sono lesbica. Sai cos'è una lesbica? Lo so. Che spasso, eh? I fan li resero famosi. Credi di poter amare un uomo con la barba alla Fu Manchu? No. Me la levo. Il governo li rese dei fuorilegge. I drogati e i delinquenti e i sodomiti pervertiti. Sono fiero di annunciare che sarò presto la prima persona a dire un baffa su Rock and Roll Radio. Ma rischiarono tutto. Non farmi questo. Perché? Siamo pirati, per questo ce ne stiamo qui in mezzo all'oceano. Per la musica che amavano. Addio! Noi li faremo chiudere. Non ci faranno chiudere. Credimi, troveranno il modo. Il governo aborre il libero pensiero. Da mezzanotte del nuovo anno, Radio Rock infrangerà la legge. Da Richard Curtis, il creatore di Notting Hill. Stanotte, le radio pirate muoiono. Quattro matrimoni e un funerale. Non gliela diamo vinta. Verranno a prenderci. Che ci provino. E Love Actually. Credevamo immortali, ma... Non puoi battere il potere. 3, 2, 1... Scherzavamo, amici! Rock! Cazzo! La Universal Pictures presenta una commedia su un tempo... Sono i migliori giorni della nostra vita. ...in cui l'amore non poteva tacere. La prima volta che ti ho vista, mi sono innamorato di te. E la musica poteva cambiare il mondo. Ma in tutto il mondo, ragazzi e ragazze avranno sempre i loro sogni e tradurranno quei sogni in canzoni. I love Radio Rock. Ecco perché mi hai chiesto il preservativo. Cosa? Buonanotte. Che cos'è che ha detto? Buonanotte. Al cinema.